Ricavio, mi riallaccio a una frase importante che tu hai detto nel tuo intervento, cioè non siamo naturalmente qui per dare consigli per gli acquisti, ma in realtà per fornire delle strategie. Però ecco, io mi chiedo anche ecco, come approcciarsi a chi le strategie non ce le ha proprio, ecco, chi le deve invece proprio strutturare e in questo senso per strutturarle da zero oppure per rivederle a seconda delle proprie esigenze è importante anche il momento della formazione. Voi ovviamente di appuntamenti ne collezionate tanti durante il corso dell'anno. Mi chiedo, ecco, se in questo mese di maggio ce ne sono, ecco, così numerosi come nei precedenti e quali naturalmente, dobbiamo segnarci sulle nostre agende. Allora, di appuntamenti ce ne sono tantissimi, Valentina, come al solito, ovviamente sono sempre un po', diciamo, volti ad abbracciare, vari profili della clientela, profili un po' più aggressivi dei trader e profili un po' più calmierati come quelli degli investitori. Sicuramente, diciamo, cito quelli che sono i due principali eventi, secondo me, dal punto di vista come di eventi fisici, che sono il Salone del Sì. Risparmio del 16, 17, 18 maggio, quindi la prossima settimana. Ricordo che i primi 2 giorni sono riservati ai consulenti finanziari e agli operatori, mentre il terzo giorno è aperto alla clientela retail. Mentre il 30 maggio, qui nelle torri, sempre 12° piano della Torre A, che è la torre che si vede alle mie spalle, noi ospitiamo un nuovo evento di formazione alto livello, che questa volta vedrà la presenza di due trader, che sono Nicola Para e Luca Stellato, e ci sarà una mattinata, insomma, di trading live sui prodotti a leva. Quindi chi volesse fondamentalmente riservare il proprio posto da noi, insomma, ovviamente noi siamo ben lieti di avervi ospiti. Poi ovviamente tantissimi appuntamenti online, come sempre. Certamente, come sempre, dove sarà protagonista anche Pietro. Ecco, Pietro, proprio in chiusura, un consiglio, come dicevo prima, per chi una strategia non ce l'ha, per chi deve partire da zero, un po' un novellino, ecco, magari, della finanza e dei certificates in particolare, che cosa gli possiamo suggerire? Di seguire le fonti TV. Cioè, e in particolar modo i consigli di Riccardo Falcolini. certo. Non calcistici, però, non calcistici, Non solo che, legati a un. vabbè, ognuno il suo settore, dai. No, guarda, a parte gli scherzi, Sì. uno deve un po' sfatare, no, il mito della finanza. Secondo me è un mestiere come un altro, così come tutti i mestieri necessita di una fase di apprendimento teorica, poi pratica. Quindi la cosa importante, secondo me, è trattarlo al pari di qualsiasi altra attività e non lasciarsi, come dire, attrarre da messaggi discutibili, per non dire truffaldini, che ci bombardano. Penso che tutti almeno una volta nella vita abbiamo ricevuto la mail: fai soldi col trading, Certo. diventa ricco con i Bitcoin. Io, insomma, le ricevo quotidianamente, ma penso che no. E allora, quindi, il primo consiglio è non lasciarsi, come dire, tentare da questi, insomma, modi di comunicare discutibili, e affrontare questo come qualsiasi mestiere. Che ha, diciamo, la difficoltà maggiore, che c'è una componente emotiva forse un po' più alta rispetto agli altri mestieri, ma insomma, come tutto, una buona dose di formazione, una bella carica di passione può essere un Chiaro. ottimo. Ecco, un ultimo spunto, io ne approfitto naturalmente Pietro, cioè sui tempi della formazione, quanto ci vuole per passare ecco, da un livello base invece ad un livello più esperto, come direbbero gli americani, da zero to hero? Guarda, io ti dico la mia, io ho cominciato il primo trade, l'ho fatto, penso, nel 1999, quindi prima del 2000 avevo circa 23 anni, l'ho fatto, penso, via fax, ti ricordi quel vecchio strumento, ma i millennial neanche conoscono, si passava via fax l'ordine e quant'altro, e ad oggi mi sto ancora formando e Ok. quindi ritengo che la mia formazione non sia così. La cosa bella dei mercati è che ogni giorno ti insegnano qualcosa, no? La cosa importante è essere recettivi, cioè essere pronti a cogliere le lezioni che ogni giorno ti forniscono. È un po' come credo tutti i mestieri, Sì. nonostante tu sia bravissima, Valentina, penso che ogni giorno anche tu un po'
alzi un po' l'asticella della tua professionalità proprio facendole le cose, lavorando. E quindi, ahimè, non posso dire quanto tempo ci vuole, perché secondo me il tempo è infinito, cioè non si riesce Chiaro. mai a imparare. Infatti torna questo concetto di formazione continua che ripetiamo molto Permanente. spesso, permanente, esatto. Qui alle Fonti ne abbiamo parlato anche durante il nostro HR Forum dedicato proprio al futuro del mondo del lavoro e quindi è un concetto che possiamo applicare naturalmente anche a quello della finanza e del trading. Io ti ringrazio naturalmente Sì, molto a te. Pietro. Certo, sì. Ti ringrazio per i tuoi suggerimenti e naturalmente ti lascio ancora ai tuoi festeggiamenti perché so che proseguono, non è Sì, che ha si è voglia, fino al concluso, 4 si va avanti ancora giugno per c'è. settimane e ringrazio naturalmente come sempre il nostro Riccardo Falcolini, un piacere averti qui e l'appuntamento è alla prossima settimana con Zoom Certificates. Grazie a entrambi.